Sabri e Pica. Il libro della felicità. Su Amazon. E in tutte le librerie. Stai registrando, Andre? No. Come no? E buongiorno, mie amate bussole, come state? Spero tutto bene, perché oggi, ragazzi, è ufficiale. Ma che c'è con te? È con noi la campionessa italiana delle parallele! Sì! Sofì ha fatto una gara settimana scorsa e ha vinto il primo posto alle parallele. Quindi, Sofì, io posso dire che tu sei la campionessa italiana delle parallele. Sì. Che emozione! Che emozione, brava! Tutti nei commenti, forza Sofì, brava Sofì! Alla Sofri. Prossima, Sofri. Alla prossima gara però anche del corpo libero. Sì, dai. O generale. Sì, dai. Sbaragliale tutte. Prossima gara anche della pallacanestro, allora. Sì. Io ci sto. Dopo tantissimo tempo, tantissimo che non facciamo video in palestra. Sì, tantissimo. Non so qual è l'ultimo video che facciamo insieme. Quello che abbiamo appena fatto, che trovate sul suo canale, ragazzi. Mi ha fatto fare... Allora, non voglio spoilerare, ma vedete tutte queste palle che sono in giro? Abbiamo fatto... Quando dici palle non intendi me, giusto? No, non intendo te. Abbiamo fatto gli human surfing board. Brava, inglese. Mamma che inglese. Ok. E è stato bellissimo, specialmente quando l'ha fatto Andre, quindi andate a vedere il suo canale qui nel titolo oppure in descrizione. Allora Sofì, cosa facciamo oggi? Visto che ormai sono 2 anni che non faccio niente in palestra, facciamo una lezione base di ginnastica artistica. Ok. Ma poi tu ci fai vedere qualcosa di forte delle parallele, perché vogliono vedere che cosa sei capace a fare. Dai, va bene. Ok. Non vedo l'ora. Tu sei la mia insegnante, Sofì. Ok, iniziamo da qua. Va bene, cominciamo con la posizione durissima in verticale, che lo facciamo non in verticale, ma sdraiati per terra, quindi sulla pancia. Quindi possono imparare anche loro da casa. Certo, se volete seguirci potete farlo anche voi. Allora, la posizione durissima della verticale. Io devo avere il mento per terra e guardo le mani e spingo le spalle contro terra. Stringo le chiappe fortissime. Stringo le chiappe. Però stringo le chiappe e mi si alzano i piedi. Bravissima, perché così apri una linea drittissima, ragazzi. Vedete quanto è brava. Mettiti di lato così sembra. Sai cosa succede a me se stringo le chiappe invece? Che fai la cacca. Andre, potresti girare il video e metterci in verticale? No. Guardate quanto è bella, perfettissima questa linea. Brava, pure quelle punte tese. È un po' curva. Non è vero, Andre. Non è vero, è perfetta, ragazzi. Adesso dobbiamo metterla in pratica. Sì. Quindi adesso facciamo prima la verticale per terra per riscaldarci un po' le braccia. Ok. Va bene. Ok, quindi facciamo finta che questo è il nostro staggio. Questa riga qua. Ok. Appoggio le mani e salgo. Io non lo faccio con la sua facilità. Bravissima. Ma va bene. È perfetta, perfetta la sua linea. Prossimo step sullo staggio basso, staggio a terra. Quindi andiamo di qua. Tranquillissima, tranquillissima. Mi sta facendo fare una cosa che non ho mai fatto, aiuto. Sarà bravissima. Paura, ho paura, Sofì, cosa faccio? Una challenge. Una challenge, sì. Ok. So che tu adori le challenge, quindi ne portiamo una. Adoro anche il cioccolato. Specialmente il fondente. Se fai questa challenge ti porto il fondente, allora. Vai. Facci vedere. Mani sullo staggio, che è il basso qui, e sali nella verticale. Aiuto, io ho paura. Io ti tengo io. Okay. Ho paura, vado, eh. Salgo con le gambe un po' piegate perché ho paura. Sì. Bravissima. Aiuto. Bravissima. E stringi le chiappe come prima. Bravissima. Ragazzi, ma è troppo brava. Prossimo challenge, direi. Avevo paura di prendere lì, ma sono stata brava. Grazie, Sofì. Se facciamo un altro challenge, visto che sei troppo brava a fare questo. Ok, adesso facciamo con le mani in dorso. Che vuol dire? Verticale con le mani così? Esattamente. Non l'ho mai fatta, aiuto! Allora, in ginnastica ci sono delle esigenze. Vuol dire che tu per forza devi fare alcuni elementi, così i giudici ti danno i punti. E una di quelle esigenze è un elemento con le mani che tengono lo staggio così. Proprio. Aiuto! Ok. Invece li cambiamo. Perfetto. E quindi sempre qua? Sempre qua appoggiamo le mani, quindi sì, non normali, ma in reverse. Reverse, reverse. Hai presente la canzone? E salgo. Andre, così. Perché questo non lo fai tu? Non posso, la spalla. Anche io però ho la spalla. Sì, però io c'ho veramente la borsita. Io ho paura però, eh. Vai con la testa sul petto. Bravissima! Esattamente così! Vabbè. Guardate quanto è brava, ragazzi, con le mani così. Aiuto!
Che strano, è stato stranissimo. Bene, corpo libero fatto, andiamo sulla trave, che è il tuo elemento. Parallele fatto. Parallele, questa era parallele, esatto. Sì, dovete sapere che, allora, le bambine hanno sempre paura della trave, anche tu avevi paura della trave. Poi è successo che cosa, Sofì? È successo che una volta piangevo sulla trave alta perché non volevo fare il flick, anche se riuscivo a fare il flick, non riuscivo nella mia mente, non avevo il coraggio, no? Ok. E la mia allenatrice è venuta, mi fa: Sofia, adesso basta, tu devi fare una scelta. Mi ha spiegato che in questa mano io tengo la mia paura. Ok, okay, quindi qua abbiamo la paura. Bravissima. Qui io tengo la mia voglia. Ok. E la mia allenatrice mi fa: Sofia, tu stai lavorando così. E invece stai devi fare la così. Tua paura ad essere molto più forte che la voglia che so che tu hai. Questo è il fuoco interiore, ok? Ma non lo stai usando. Finché non usi questa voglia e passione, non supererai mai questa paura. E te ti è cambiata la vita? Sì, perché ho cominciato a pensare quanto amo la ginnastica, invece di devo fare questo, ho paura. Amo la ginnastica, lo faccio per amore. E così le paure... Ciao, ciao. È un po' della vita, voi dovete fare questa cosa in tutta la vostra vita. Andiamo in trave. Andiamo. Il fuoco dentro. Fuoco dentro. Iniziamo con un po' di test per l'equilibrio. Ok. Quindi saliamo. Cioè, Andre, fai vedere quanto è piccola la trave, perché magari da casa sembra facile, invece è piccolissima. Sto cadendo. Cioè, guarda il mio piede. Il mio piede è praticamente grande come la trave, eh. Cominciamo con un piede solo. È già difficile, ok. Okay. Provo a salire sulla punta pensando, bravissima, di tenere il peso sempre sul pollice, perché il dito mignolo non è molto forte. Eh beh, direi, non so neanche se è appoggiato. Guardate, il dito mignolo. Guardate, se faccio così cado. Beh, Sofia è bravissima, io... Questo l'ho visto fare a Karate Kid. A Karate Kid, sì, che c'era passo la cera. Sì, sì. Mentre la musica è tipo... Questo potete farlo anche voi per terra. Sì, su una riga. E così insieme, allora. Anche sul divano? Sì, alzatevi in piedi, lo facciamo tutti insieme. Quindi il piede d'appoggio deve essere quello facile o quello più difficile? Quello facile. Quello facile. Drittissimo, drittissimo. Non così che faccio fatica. Anche voi. E al via di Sofia andiamo. Uno, due, tre, su. Super dura. E drittissima. Drittissima. E giù. Non sono caduta. Grazie. Sono in piedi. Io non ho visto. Io sì. Non ho visto niente. Facciamolo sul piede brutto. Ok, dai, proviamo. Uno, due, tre. Drittissima. Sicuramente più difficile. Andiamo avanti a fare un saltellino. Con lo scambio. Con lo scambio? Vai, con lo scambio. Allora, su con le braccia. Come dice Andre? Gabbiano. Gabbiano. Bravissimo, ok. Gabbiano e faccio piego. Ah, ma così addirittura io l'ho già per il... Lo scambio così, ah. Lei ha già fatto le cose più difficili. Allora, noi che siamo scarsi, lo facciamo solo con un cambio, ok? E se volete provare il livello 2, è quello di Sofì. Due cambi. Al via di Sofì. Uno, due, tre. Ancora. E poi, quando finisco, taram, guarda le stelle. Grazie, Giulia. Grazie, riesco a cadere a dire grazie. Adesso faremo una cosa difficile, faremo la... Come la chiamano loro? La spaccata sulla trave. La spaccata sulla trave. Non so se ce la facciamo. Poi ti faccio vedere la spaccata che devo fare in gara per la trave. Vai. Sì. Vado, sì. Sofia, anche tu. Vai. Voilà. Bravissima. E l'ha fatto più facilmente. Questa che attrezzo è questo? Perché questa lo faccio spesso a casa. Questo? Sì. Si chiama poltrire. Ah, ok. Poltrire mentre Sofì sta disperatamente cercando qualcosa che non abbiamo capito. In realtà sta camminando e parlando da sola da mezz'ora. Sì, ma, perché le serve, adesso vi spiego. Mm? Vuole farci vedere la sua entrata in trave che fa in gara. Io ti mi raccomando non farsi male che non abbiamo fatto neanche il riscaldamento, perché poi mi sentirei troppo in colpa. Quindi vedremo un'entrata di Sofì in trave. Sono un po' emozionata perché io dal vivo in gara non l'ho mai vista, la vedo soltanto sulle sue storie di Instagram. E non vedrò di vedere le sue parallele. Ti posso far vedere la mia entrata nel letto se vuoi. No, no, ma quella sono bravissima anch'io. Okay. Quando diventate super brave potrete provare questa entrata sulla trave. Aiuto. Ma tu sei folle, Sofì! Per me Sabi è diventata fai? Abbastanza brava. Come? Con l'allenamento. Raga, ma è bravissima! Col fuoco dentro. Col fuoco dentro. Adesso proviamo a fare la capovolta avanti. No, devi fare anche tu la stessa cosa, oh. L'hai detto prima, adesso lo fai. Così impari a dirmelo. Ma mi ammazzo io.
Dammi degli insegnamenti. Allora, cerca la trave col tallone davanti e il piede dietro. Cioè, cercali. Ma come? Salta e prega. No, cosa vuol dire salta e prega? Vabbè, usa le mani tu. Come usa le mani? Che ne so, detto a caso. Vabbè. No! Non ho visto differenze, sai? Tale quale. Mi alleno quest'anno, entro l'anno prossimo lo saprò fare. Dai. Vi saluto i miei piedi, ciao! Entro l'anno prossimo intendi fra una settimana? No, entro... Anzi, questo sarà già uscito. Arriviamo a 30.000 like e io torno e imparo a fare questo. Ve lo giuro, 30.000 like. Dai. No, Sofì, se facciamo 30.000 like, ciao! E adesso, ragazzi, io e Sabri vi faccio vedere le capovolte. La mia la faccio indietro, la sua in avanti. Solo che io non la so fare, quindi ci proveremo. Ok, quella indietro non vai sulla testa, ma vai sulla spalla. Come sulla spalla? Eh sì, così. Così lo facevamo noi. Ma l'hai inventata tu, Sofì? Sì. Ah, ok, l'hai inventata tu. Come metà degli elementi che faccio. Come la koala. Come la koala, bravissima. Aspetta, ho sbagliato. Questa la tagliamo. Ho sbagliato. Andri, non tagliarla, mettila in bianco e nero. Ma che bello! Brava! A posto. Ok. Prego, Sabri. Sì, ma... Ho capito. Okay. Io provo a farla, se mi ricordo, quando ero piccola. Mi ricordo, mani avanti. Bravissima. Oh, guarda! Bravissima! Ta-da! Ma il primo colpo, è perfetto. Al primo colpo. No! Non ha fatto così, però. La sua era più bella. Non dire niente. Adesso, Sofì... Facciamo l'ultimo attrezzo insieme, un salto al trampolino e poi ci fai vedere le parallele. Che sono emozionata! Hai detto parallele o pappardelle? Parallele. Ah, okay. Lo so che sei pensato alle pappardelle al ragù. Sì. Adesso veniamo a fare le farfalle. Le cose. Sul trampolino. Trampolone questo. Trampolone. Giusto? Questo è il trampolino qui di preparazione. Ah, è vero. Trampolone perché è grande. Cominciamo con un salto divaricato. Quindi io devo salire prima in aria dritta, poi fare la posizione, poi tornare dritta per atterrare. Ok, facci vedere. Ok. Easy. Sempre con le belle punte sotto, gli occhi alle stelle, mai così. Ok. E. Pam, pam. Ok, ci proviamo. Ok. Io riesco solo a fare il suono se no, vuoi. No, Andre, questo lo provi anche tu. No. Pam pam, bravissima. Pam pam, brava. Questo lo fa anche Andre. Non posso. No, pam pam. Ma voi da piccole facevate pam, pam, i salti pam. Cose? Io non pam. Ho mai fatto niente. Faccio le pappardelle al ragù, Andre. L'ultima volta che ho saltato qui cosa è successo? Sì. Vorrei mantenermi la faccia. Tu non lo sai. L'ultima volta che ho fatto ho visto solo la foto. Sì, di faccia si è spiaccicato tutto il sangue qua aveva. Oh, appena visto la foto mi è venuto cringe. Sì, ma tanto questo non devi metterci la faccia. Tengo tre legato. Salti e poi divarico, via. Uno. Uno. Due. Tre. Pam pam. Bravo. Ma sei bravissimo! È stato il massimo. Bravissimo, mi sei piaciuto molto. Quindi... Avevi i piedi un po' in flex, eh? Sì, ma Andrea, anche tu avevi i piedi un po' in flex. È il mio tallone da killer. Sofì, ci fai vedere un'uscita? Sì. Un doppio in avanti? Sì, beh, perché sì, avanti. Anche un quadruplo, tanto un doppio in avanti. Tanto ci avanzano. Sì, sì. Wow! Andre, sei già lì, prova. No, ne basta. Basta uno. Basta, è il video con la campionessa, non sì, hai ragione, scarso. L'ultimo. Ma perché? Guarda, lui è più bravo di me, solo guarda. Ma perché lui è là? Perché vuole gustarsi lo spettacolo. Dai che c'è Mario che ti guarda. Super Mario. Guarda, Andre, potresti fare quello che fa lui. Non capisco. Prende meglio lì. Un bel salto uno, mortale, Andre. Due. Bravo! Mi tira tutto. Andre! Ma non sei stato aspettavo. Bravissimo! Io gira tutta la testa! So che emozionata, non se l'aspettava! Il salto del maiale volante! Com'è andato Mario? È stato bravo! Dai Andre! Dai Andre! Bravo! Beh, ci vediamo al prossimo video, ragazzi! Dai! Dai. Ti sei meritato le pappardelle! È stato bello! Ciao Andre! Ciao. Noi andiamo a vedere l'esercizio di Sofì alle parallele! Ti portiamo le piedine dopo! Sì, sì! Allora rimango veramente! Cosa stai mettendo, Sofì? Questi si chiamano i paracalli, okay. E ti proteggono da...
lo saggio, perché sì, più o meno, perché io vedo sempre che tu sei sempre insanguinata. Sì, quello sì, fa parte dello sport. Devi amare, certo, i cali aperti se vuoi fare la ginnastica. Ma ti protegge la mano. E poi questo coso qui, sì, fa che tu non voli via dallo staggio. Ah, ok. Ti tiene su proprio. Ah, ok. Adesso Sofì si sta un po' riscaldando, quindi vi lascio in chiusura la mia amica Sofì, campionessa italiana delle parallele, che si allena un po'. Adesso vi faccio vedere uno Shupoznikova che parte. Salute! Parte dall'ostaggio in basso, faccio un giro intorno all'ostaggio, stacco le mani e provo a volare dal ostaggio in basso a quello in alto e lo prendo come una scimmia. Aspettate che arriviamo. Andre, vai un po' più indietro, vai un po' più indietro. Giriamoci di qua che c'è la luce. Era con noi la nostra campionessa italiana di ginnastica artistica alle parallele. Quanto sei brava. Vabbè, adesso è tutta ingrovigliata. Vuoi dire qualcosa al tuo pubblico? Di credere in voi stessi sempre e di ricordare che non è importante quante volte cadete, ma è importante quante volte vi rialzate. Allora, ha detto una cosa intelligente, ha detto credete sempre in voi stessi, a parte lei che quando nel suo video stavo per farmi fa Sabri, io non ho mai creduto in non te. Non è vero. Grazie. Devi dire il resto della frase. Qual è il resto della frase? Ma hai fatto una pausa? Ha fatto. Prima di finire Sabri, la frase. Sabri, io non ho mai creduto in te tanto quanto adesso. Però ci ha fatto molto ridere. Allora, scriveteci qui sotto se volete altri video insieme di ginnastica, non di ginnastica, tutto quello che vi piace, e volate sul suo canale perché è uscito un video bellissimo. Ciao bussole! Ciao bussole! Muffin.